in questo numero di Salute Magazine, nuove frontiere per la comunicazione cellulare artificiale. A Rimini il terzo congresso dei professionisti sanitari. ISMET, trapianti di rene tra pazienti con gruppi sanguigni diversi. Dermatologia, un laser rigenera i tessuti cutanei. Un team interdisciplinare coordinato dall'Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha studiato la formazione di nanostrutture organiche all'interno di cellule umane, comprendendone il meccanismo di crescita. Lo studio, pubblicato su Advanced Materials, getta le basi per lo sviluppo di terapie innovative per la rigenerazione dei tessuti basate su nanomateriali, come illustra Francesca Di Maria, ricercatrice dell'Istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Recentemente abbiamo scoperto che una particolare molecola sintetizzata da noi in laboratorio e che abbiamo semplicemente chiamato DDTTO ha una grandissima capacità, o meglio una capacità straordinaria di produrre strutture altamente organizzate all'interno delle cellule. Ora immaginate queste piccole molecole come se fossero dei piccoli mattoncini, e questi mattoncini all'interno di cellule umane possono spontaneamente unirsi costruendo in pratica dei piccoli edifici. Ora, nel caso da noi riportato, questi mattoncini di DDTO sono in grado di unirsi, quindi all'interno di queste cellule umane, formando delle strutture microscopiche simili a dei fili, o meglio delle fibre. Ora, la cosa incredibile è che quando fanno questo, cioè quando questi mattoncini si legano l'uno con l'altro, lo fanno senza danneggiare le cellule, cioè le cellule sono in grado di riprodursi, di continuare con le loro proprie attività metaboliche. E le strutture che si generano, quindi questi piccoli fili o fibre, come li ho chiamato, sono dei sistemi altamente biocompatibili, cioè non tossici per le cellule, si adattano ai movimenti cellulari e fondamentalmente una cosa straordinaria che riescono a fare è che riescono a condurre elettricità. Questi fili prodotti in realtà, quindi questi nanomateriali, abbiamo osservato che sono in grado inoltre di attraversare le membrane cellulari di diverse cellule, creando dei veri e propri ponti tra le cellule, quindi con la capacità di poter mettere in comunicazione diverse cellule tra di loro. Il campo della medicina rigenerativa, ancora una volta, queste fibre conduttive potrebbero guidare la crescita cellulare e la formazione anche di tessuti tridimensionali funzionali. Quindi questo potrebbe avere implicazioni e applicazioni nel ripristino di tessuti danneggiati o creazione di organi artificiali. Costruire un nuovo sistema di salute con il coinvolgimento diretto dei professionisti, a partire dai tecnici di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione. La richiesta arriva direttamente da Rimini, dal terzo congresso nazionale della federazione che riunisce questi ordini. L'esperienza del Covid certamente ci ha insegnato che se dobbiamo guardare ad una sanità del futuro che risponda concretamente al bisogno del cittadino, dobbiamo pensarla guardando alle equipe multiprofessionali e multidisciplinari. Questo è un concetto che in più di un'occasione è stato ribadito non solo dalla nostra federazione nazionale, ma anche dalle altre professioni che insistono nell'area non solo sanitaria, ma anche sociosanitaria. E questo comitato centrale ha puntato molto sulla formazione in questo congresso, dove ha voluto fortemente unire sia i contenuti scientifici con quelli politici, e quindi invitando tutte le istituzioni più importanti nel mondo, sia della sanità che dell'università. La nostra federazione non si ferma soltanto sulla formazione di questo genere, ma su tante altre iniziative. Questo congresso raccoglie una realtà importante di professionisti sanitari che sono il pilastro del sistema sanitario nazionale, cioè tre aree importanti quali l'area della riabilitazione, della prevenzione, della tecnica sanitaria, un momento importante di confronto con le istituzioni, oltre 2000 professionisti sanitari sono stati presenti qua a Rimini. Al via, all'ISMET di Palermo, il programma di trapianto di rene da vivente fra pazienti con gruppo sanguigno non compatibile. A ricevere il primo trapianto, dopo 3 settimane di pretrattamento, è stato un paziente siciliano di 58 anni.
L'organo è stato prelevato con una tecnica laparoscopica mini-invasiva, favorendo una rapida guarigione per la donatrice, sua moglie di 52 anni. Dopo l'intervento, entrambi sono in buone condizioni. Barbara Buscemi, nefrologa e responsabile medico del programma di trapianto di rene da donatore vivente di ISMET. L'incompatibilità di gruppo storicamente costituiva un ostacolo al trapianto di rene, in quanto comportava un rigetto iperacuto. Grazie a protocolli di sensibilizzazione validati a livello internazionale negli ultimi anni, è possibile superare questa barriera attraverso specifiche terapie. La procedura è stata realizzata in sinergia con i medici del centro trasfusionale dell'Arnas Civico di Palermo, che hanno effettuato le sedute di aferesi e il monitoraggio del titolo anticorpale nel pre e post trapianto. Antonio Ferrante Bannera, direttore della medicina trasfusionale dell'Arnas Civico. Abbiamo accettato immediatamente la possibilità di poter fare un trapianto di questo tipo, anche perché ci fa fare un passo in avanti rispetto al nostro lavoro quotidiano. Abbiamo seguito questo paziente, il paziente l'abbiamo portato ad avere la possibilità di fare un trapianto tranquillo, senza nessun tipo di rigetto, con il dosaggio delle isoglutinine e con le aferesi. E l'abbiamo trattato anche subito dopo il trapianto con procedure aferetiche. Un dispositivo laser che non punta alla distruzione ed eliminazione dei tessuti cutanei, ma alla loro rigenerazione. Si chiama Red Touch Pro, la nuova tecnologia di Deka, società italiana del gruppo Elen, specializzata nello sviluppo e nella produzione di laser per la medicina e la chirurgia. È stata presentata in occasione del congresso Dermocosm, nell'ambito della Milano Beauty Week. Red Touch Pro si serve di una lunghezza d'onda mai utilizzata fino ad oggi e che viene impiegata in una serie di applicazioni di medicina rigenerativa che vanno dalla cura del melasma alle smagliature, fino alla prevenzione dell'invecchiamento cutaneo. Paolo Bonan, dermatologo e responsabile della laser terapia alla clinica Villa Donatello di Firenze. Per quanto riguarda appunto questa serie di indicazioni, questo tipo di trattamento ha il vantaggio di essere estremamente efficace, ma con minima rischio di effetti collaterali e un tempo di recupero molto corto, quindi molto adatto ai tempi, va molto di moda a New York dove vanno, entrano, escono dal lavoro e vanno a fare una lunch time di sessione. L'accoppiamento tra estrema efficacia e minima invasività, io direi che questo insieme alla selettività di azione sulle fibre collagene, che sono poi le protagoniste principali di questo tipo di trattamento, è la caratteristica peculiare di questo sistema. Red Touch Pro dà vita ad una beauty routine tecnologica che si inserisce all'interno degli studi medici anche in modo complementare ad altre terapie. Si parla qua di medicina rigenerativa, quindi un nuovo approccio, una nuova soluzione al problema dell'invecchiamento. Non solo, c'è anche un altro diciamo, fattore, un altro trend che stiamo seguendo in modo molto selettivo e importante, ovvero il pre-ringiovanimento. Far fare ginnastica anche una pelle giovane aiuta a prevenire l'invecchiamento.